Hola, hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un altro mio video Bio Box del mese di marzo. Sì, se non erro questa dovrebbe essere la Bio Box del mese di marzo, che me la vedete presentare a maggio, perché la box, quando ho ordinato la box, subito dopo ci sarebbe stata la Pasqua, dopo pochi giorni, insomma, quella di marzo, quando ho ordinato quella di marzo, e mi era stato detto, ma non solo a me, insomma, a tutti, c'era proprio sulla pagina di Una Donna Vagabonda, che le box di marzo sarebbero arrivate insieme a quelle di aprile. E voi sapete che nelle consegne la box, Una Donna Vagabonda, le box, le bio box, insomma le box in generale, arrivano sempre, hanno dei tempi di attesa abbastanza lunghi per le consegne. Quindi cosa ho deciso di fare? Mi sono ordinata quella di marzo. Quando poi ho visto questa cosa, ho letto questa cosa, ho detto ok, questa mi arriverà praticamente tra 2 mesi, quindi ho saltato quella di aprile di box, perché onestamente farmi arrivare 2 box insieme non mi sembrava una cosa... non mi andava, insomma, di fare questa cosa, pur potendola ordinare poi il mese successivo, quella di aprile. Ho detto ok, aspetto quella di marzo e poi ripartirò a maggio con quella successiva. Per cui quella che mi vedete presentare è la box di marzo, non ci sarà quella di aprile. Ecco, spero di essere stata chiara. Se qualcuna di voi fosse interessata al rossettino che porto, ora ve lo faccio vedere con le luci giuste. Eccolo qui, è un rossetto di Wet n Wild ed è il numero E905 di Smoking Hot Pink. Eccolo qui, è un rossetto dal finish, io non sono bravissima, è diciamo un semi matte, può esistere un semi matte, mi piace tantissimo, è un fucsia abbastanza carico, eccolo qui, ve lo faccio vedere, anche se qui sembra più un ciclamino, in realtà poi quando lo andate a swatchare rimane abbastanza, vedete, abbastanza fucsia. L'unica cosa che non mi piace di questo rossetto è il packaging, assolutamente non mi piace, perché vedete il rossetto si sporca, cioè il rossetto, essendo rimanendo scoperta una parte di rossetto all'inizio, voi dovete centrare benissimo, ma comunque tende poi a sporcarsi ai lati, e sentivo che si lamentava di questa cosa anche Christelle. Va bene, ok, detto questo, perché poi non mi ricordo mai di mettere nell'info box che cosa, i colori dei trucchi che porto, gli ombretti, insomma le cose, però almeno il rossetto ci tengo. Allora, bio box del mese di marzo, ma ciccia insomma che è del mese di marzo, è la mia bio box. Questa volta la confezione non mi fa impazzire, devo dire la verità, sono state date queste sbruffate in un color marrone terra scuro che onestamente... mi fa pensare a qualcos'altro, vabbè, non voglio dire nulla, non cadiamo nel trash, per favore. Insomma, un po' tristina questa confezione. E tra l'altro, ovviamente voi sapete che io apro sempre per controllare, scusate, ma devo mettermi sotto, ecco qui, mi devo attrezzare che non l'avevo fatto. Non mi è arrivato il tagliandino, quello famoso, il cartoncino, che va messo da parte per essere accumulato e poi per avere una box, credo di aver capito, in omaggio, dopo 12 box, praticamente dopo un anno di box acquistate. Quindi di questa cosa dovrò un attimo informarmi tramite il sito, insomma, e sentire cosa, per quale motivo appunto non mi è arrivato questo cartoncino. Ok, detto questo, andiamo a vedere il sacchettino. Guardate che carino, molto colorato, con questo nastrino verde Tiffany, mi piace tanto, è in questo, sembra una sorta di linone, vedete, rimane anche abbastanza stropicciato, mi piace tanto questa sacca, questa tela così grezza. E andiamo a scoprire i prodottini. Come sapete, io sono sempre entusiasta delle mie box. Una cosa, vabbè, questo ve lo dirò dopo. Allora, andiamo a vedere questi 5 prodottini. Dunque, il primo prodotto che vi faccio vedere è l'acqua di menta rinfrescante della Anthos Cosmesi Naturale, scusatemi. È un flaconcino, una confezione da 200 ml e la scadenza... dov'è la scadenza? Oh ciccia, non c'è la scadenza. Ma che strano. Potrebbe essere niente, non c'è la scadenza, che strano, guardate un po', vedete? Dice che ci fai vedere, che ne sappiamo noi? No, non c'è la scadenza. Allora, acqua di menta rinfrescante,
Che vuol dire acqua alimentare rinfrescante? Un acquacorpo, presumo. Presumo sia un acquacorpo. Io la apro, non mi importa. Acqua alimentare rinfrescante. Mi sapete dare qualche indicazione, ragazze? Ma si apre? Sì, eccola. Sì, è un'acqua lievemente profumata. Non so se... non ne ho la più pallida idea, ragazze. Acqua alimentare, andrò a cercarmi in internet. No, il profumo è abbastanza... gradevole, sa effettivamente di menta, forse appunto andando incontro alla stagione più calda l'acqua di menta. Bah, mi lascia un attimo così questo prodotto, nel senso che non so l'utilizzo, probabilmente sarà un'acqua corpo, immagino, un'acqua profumata, acqua di menta rinfrescante, può essere, non credo sia un tonico, non credo proprio. Andrò a cercarmi, se voi sapete qualcosa mi fate un favore, care ragazze, sapete che io non sono molto ferrata riguardo l'utilizzo dei prodotti naturali che hanno, insomma, che non sono ben specificati, di cui non è ben specificato l'utilizzo. Il secondo prodotto che vi faccio vedere, del quale sono felicissima, contentissima, è il latte dopo sole con cocco e monoi di Alchemilla. Eccolo qui, guardate che favoloso che è, che meraviglia. Allora, la confezione è da 200 ml e la scadenza, questo ce la dirà, o anche qui mi devo impazzire, vediamo un po' che scadenza ha. Ecco, Biocosmesi, tra l'altro avevo proprio intenzione di provarne qualcuno di questi prodotti solari di Alchemilla, dei quali mi ho sentito parlare sempre benissimo. 12 mesi, eccolo qui, l'ho trovato perché sono un po' ciompetta, eccolo qui, vi lascio l'inci che è lungo una quaresima praticamente, se riuscite a fare un fermo immagine ma non riesco a tenere ferma la mano, e che dirvi, non lo apro solo perché insomma, è un pochino presto e quindi non sto ancora andando al mare, e anche se ha una scadenza 12 mesi non, preferirei non aprirlo se non vi dispiace. Questo è il prodotto, di questo ovviamente comincerete a sapere qualcosa quando comincerò ad andare al mare, però sono fiduciosa perché sapete che amo i prodotti di Alchemilla e mi sono sempre trovata bene. Il terzo prodotto che vi faccio, che vi mostro, che mi hanno mandato, è questo sapone, sapone di Dinderesso, 100% naturale, un sacco di roba difficile dentro a sta box, ragazze. Olio di dattero, guardate quanto è carina la confezione, da questa parte ci sono, c'è tutta questa fantasia floreale, e è della Quilombo, potrebbe essere Quilombo, è un paletto da 100 grammi ed è un olio di dattero, 100% naturale, insomma un sapone naturale, lo comincerò a mettere in uso non appena terminerò quello che sto già utilizzando. Io amo i saponi naturali, per cui non è la prima volta che me li mandano, per cui non posso che essere contenta. Poi mi è stato mandato un prodotto di Neve Cosmetics, Bella Sveglia, eccolo qui, che è una crema contorno occhi da favola, qui dice, per ridurre borse e occhiaie, applicare sul contorno occhi pulito e asciutto per uno sguardo naturalmente sveglio e riposato. Chi di voi l'ha già provata questa? Questa ovviamente credo, no, non so dirvi se sia una mini size, perché non, è un po' che non vado sul sito di Neve, nel dettaglio diciamo, dunque il prodotto è da 15 ml e la scadenza è 12 mesi, se riuscite a vedere, eccolo qui, 12 mesi, che dirvi, la proverò e vi farò sapere se questo contorno occhi sarà, come dice qui, una crema Bella Sveglia, ecco, se mi farà sentire Bella Sveglia oppure ciompa come tutte le mattine quando mi suona la sveglia alle 6. Poi l'ultimo prodottino è, ahimè, dico ahimè perché non mi sono trovata bene con un prodotto, con lo stesso prodotto in un'altra colorazione, è un'altra Due Baci di Neve, e in questo caso è come si chiama, la Virgin M605. Allora, eccola qui, la famosa, diciamo, matita di le ultime matite di Neve, matite labbra, che da una parte hanno appunto la matita per contornare le labbra e dall'altra hanno proprio il matitone. Io vi faccio vedere il colore. Il colore non sarebbe neanche tanto male, ma è un nude praticamente. Ora vi faccio... no, sì, buonanotte fiorellino. Sbaglio pure, eccolo qui. È un nude. Eccolo qui.
Guardate, con l'altra che mi era arrivata, mi sembra Conspiracy, una cosa del genere, non mi sono trovata tanto bene, e per la colorazione e per il modo in cui il prodotto si stendeva sulle labbra. Vediamo un attimo come risulterà questa. Completamente priva di odore, vabbè, ma quello non ci interessa. No, il colore visto così non è male, assolutamente. Dovrò poi vedere una volta, sapete che io con i nude al limite la metterò e poi stenderò sopra un rossettino un pochino più colorato, non lo so, me la studierò e vi farò sapere. E poi mi è stato mandato un campioncino della Saponaria, scusatemi, shampoo biologico ai semi di lino, salvia e limone per capelli grassi. Eccolo qui. Io non ho i capelli grassi, diciamo è un pochino più grassa la cute, ecco, ma non grassa a livelli stratosferici, tutt'altro. Lo proverò e ovviamente è un campioncino. Allora, questi sono i prodotti. Poi mi è stato mandato questo cestino, guardate che carino, con i confetti. Ora, io non so per quale motivo, non ne ho la più pallida idea. È un sacchettino tipo di juta, vedete? Eccolo così, un sacchettino di juta con questi confettini dentro, ma io non so per quale motivo. Che video, per la Pasqua forse, ma questo non era la box della Pasqua. Non so cosa dirvi, pensiero graditissimo, per l'amor di Dio, ma il mio cartoncino dov'è che non è stato mandato, purtroppo? Ma che dirvi, chiederò spiegazioni e informazioni alla signora Scotti. Bene, allora, questa è la bio box del mese di marzo e mi dispiace di avervela presentata a maggio, ma mi è arrivata da 2 giorni, forse 3, non di più, il tempo di girare il video. Questi sono i prodotti che sono arrivati. Che dirvi, io sono sempre strafelice di ricevere questa box, mi piace tanto, ormai lo sapete, credo che sia anche più di un anno che io l'acquisto, solo che come una fessacchiotta non ho tenuto da parte fin dall'inizio diciamo, i cavolini, insomma, questi adesso sono i cartoncini, prima c'erano una specie di sagomine di gesso e io non le ho tenute da parte, vabbè, lasciamo stare, per cui da mo' che mi sarebbe dovuto arrivare quello in omaggio. Ma non importa, noi siamo esseri superiori, non è vero? E quindi va bene così. Allora, io vi saluto, vi rimando alla visione dei prossimi video se qualora vorrete e vi prego, se sapete darmi un'indicazione per questo prodotto qui, ve ne sarei veramente grata. Ora vabbè, mi andrò a cercare qualcosa in internet, però se ci scambiamo qualche informazione, why not? Perché no? E allora io vi saluto, appunto, vi rimando alla visione dei prossimi video se sempre, se e qualora vorrete, e vi mando il mio bacio super stra mega galattico. Ciao a tutti!